Amici e amiche appassionati di grande ciclismo, e allora, tempo di riposo, tra pochino ricominceranno i ritiri, ma noi vogliamo parlare con un giovane protagonista che si è reso davvero un grande interprete, soprattutto nell'ultima parte della stagione. Un doppio interprete sia su strada che su pista. Non anticipiamo molto, andiamo a conoscerlo, lo ringraziamo per averlo con noi. Grazie davvero a Jonathan Milan, grazie Ciao, Jonathan di essere con noi. ciao. Grazie a voi, grazie. Allora, Friulano di Buia, Sì, proprio buia. come quindi conterraneo e compaesano, si dice in Toscana, di Alessandro De Marchi. Esatto, è sempre stato, sì, sai, è molto bello avere anche una persona di riferimento che alla fine è un tuo compaesano e quindi poi sai, si esce molto spesso insieme anche in questo periodo e quindi sì, è molto molto anche spronante la cosa. Allora, Jonathan, vorrei chiederti questo, una semplice curiosità. La prima volta che ho sentito parlare la tua località dove vivi, purtroppo è un fatto un pochino angoscioso, io ho qualche anno più di te, e mi ricorda proprio la primavera di maggio 1976, il terremoto. Poi ho avuto modo invece di stare in questa località, tutta ricostruita al 100%, 9 anni dopo, quando facevo il servizio di leva a Udine. Di solito ce lo racconta anche Pasolini attraverso le sue storie. Non è distante Casazza della Delizia, anche se Buia è il confine, credo sia provincia di Udine, o sbaglio? Sì, provincia di Udine. Provincia di Udine. L'attaccamento dei friulani alla propria terra. Questo penso vale anche per te, anche se sei un giramondo, oltre che per il ciclismo su strada, anche per quello su pista. Sì, sai, sono diventato un po' giramondo, come hai detto te, in questi ultimi anni, però l'attaccamento alla propria terra, alla propria gente è molto, molto alto, no? Poi si fanno sentire, il loro calore si fa sentire soprattutto nei momenti, anzi, non neanche nei momenti particolari, ma sempre, no? Sono dei tifosi molto accaniti, diciamo. E quindi sì, c'è questa bellissima atmosfera, si respira in questa regione, in questo anche nel mio paese, si respira questa bellissima atmosfera, ecco, per i propri sportivi anche in generale, ecco, non solo per quanto riguarda me. Assolutamente, poi visto in un periodo in cui, insomma, globalizzato, diciamo che la tua zona, il Friuli proprio, inteso il cuore del Friuli, è vicino anche alla Slovenia, che adesso fa un po' la parte da padrona nel grande ciclismo. Sì, è vero, è vero. Guarda, mi capita poco di andare ad allenarmi di là, anche perché nella mia terra qua ho tutto, praticamente ho pianura, colline, montagne in giro di 20 km veramente. Però se devo fare, sai, dei giri un po' più, per quanto riguarda gli allenamenti, dei giri un po' più lunghi, sconfino ogni tanto, mettiamola così, sì, proprio in terra slovena che... Come hai detto te benissimo, sta facendo anche un buon palcoscenico di corridore proprio in questi anni, sì. Allora, noi però siamo interessati a conoscerti meglio, Jonathan, e conoscerti meglio vuol dire un po' entrare dentro il personaggio. Quanti anni hai? Ma io alla fine ho 22, appena compiuti. Niente, pratico questo sport da sempre quasi. Quando avevo un'età di 4 anni, passione passata tramandata dal papà. Ovviamente negli anni ho sempre continuato con il ciclismo, ma ho provato anche altri sport, judo, nuoto, karate, sci, un po' di corso a piedi. Però tenendo sempre fatto ciclismo, come già detto, questa è sempre stata la mia grande passione, è sempre stato il mio grande sogno riuscire a entrare nel mondo del ciclismo professionistico. Sono riuscito a raggiungere questo mio grande sogno, questo mio grande obiettivo, e da qui, insomma, ce ne sono stati altri dopo, però sì, ecco, brevissimo, questa è un po' la
la mia storia, ecco, diciamo, la mia piccola presentazione. Jonathan, ti presenti proprio come un ragazzo solare, sorridente, questo non fa che piacere. Hai parlato proprio Grazie. polivalente a livello sportivo, però anche in ambito ciclistico polivalente. Polivalente perché i meno abbienti ti hanno conosciuto prima su pista, ma poi nel finale di stagione, nel Giro della Croazia, insomma, ha fatto un po', come si dice da noi, il diavolo a quattro, ti sei divertito proprio. Sì. Guarda, spiego un po' tutta la mia stagione. È partita un po' così, barcollante, perché ho fatto da alcuni mesi fermo sai, per problemi fisici, legati allo stomaco, eccetera. Non riuscivamo a capire bene la causa. Poi una volta abbiamo comunque fatto ho fatto tutti gli accertamenti, eccetera, prima di tornare a correre, prima di tornare solamente agli allenamenti. E poi, una volta fatti gli accertamenti, insomma, mi sono ristabilito gli obiettivi che avevo per la stagione. Quest'anno, sì, ovviamente era togliersi le prime soddisfazioni a livello anche su strada. Cosa che sono riuscito a fare con l'ultima gara dell'anno al Giro di Croazia, giro che per noi comunque è quasi il giro di casa, diciamo, per la mia squadra è molto importante. Non solo una, ma bensì due, e sono veramente contento, anche perché devo dire che la squadra in quei giorni lì penso che abbia fatto semplicemente un lavoro magnifico durante tutto il Giro di Croazia, non solamente in quelle due tappe che ho vinto. E quindi sì, sono molto contento per la mia breve ma intensa stagione, no, che è stata. Poi ho chiuso scusate, la mia stagione con sì, il secondo posto nel seguimento a squadre, il secondo posto nel seguimento individuale su pista. Molto sudato e anche molto, molto soddisfatto del mio risultato finale, ecco. Allora, senti, una domanda, poi ci interromperemo per un brevissimo break pubblicitario. Però, ecco, problemi per far stare tranquilli gli appassionati, i tifosi. A Risolto livello tutto. patologico, il problema allo stomaco è risolto. Sì, alla fine era veramente una, fra virgolette, sciocchezza. Però prima di, come ho già detto, tornare a correre, abbiamo preferito fare anche altri accertamenti del caso, per essere sicuri appunto al 100% che questo problema non andasse a influenzare qualcos'altro o che non fosse influenzato da qualcos'altro. Quindi veramente abbiamo fatto dell'analisi, eccetera, accertamenti medici a 360 gradi, e per appunto, ecco, essere sicuri di rientrare al massimo delle condizioni per performare poi al massimo. Sì, quindi ecco, tutto benissimo, ecco. E allora davvero un break velocissimo, invitiamo tutti a restare con noi perché poi ci sarà l'ultima parte, l'ultima raffica di domande, ma quelle veramente più succulenti. Restate con noi. Revolutionary training for amazing performance. Bene, allora in compagnia di Jonathan Milan. Allora, Jonathan, hai detto il secondo posto nell'inseguimento individuale, che poi arrivare dietro a Filippo Ganna vuol dire vincere, insomma. Sì, guarda, io
Io mi dico sempre, prima di tutto l'inseguimento individuale è una gara contro se stessi, no? Il mio obiettivo era quello di abbassare ancora il tempo che avevo fatto registrare a Cali, che era 4 di 406. L'obiettivo era quello di abbassarlo, ovviamente dare il 100%, essendo però consapevole contro chi andavo incontro, però sì, devo ammettere che sono riuscito a raggiungere per metà ovviamente il mio obiettivo, perché ci ho creduto, ci ho sperato fino alla fine, però ha avuto la meglio, Pippo è stato semplicemente stratosferico, ha fatto uno dei suoi numeri, ecco. Che aveva appunto anche fatto fino alla settimana, una settimana e mezza prima il record dell'ora, quindi veramente ha fatto 2 settimane a dir poco incredibili, portandosi a casa due record fantastici. Quindi no, sono molto contento della mia performance e anche della sua, devo dirlo. E Te. allora, attraverso gli obiettivi che ti stai ponendo, e qui mi sposto invece sulla strada, Sì. qualcuno ha azzardato a confrontarti anche con Alessandro Petacchi a livello di potenza. Non credo che ti giunga nuovo questo accostamento. L'hai Sì, sentito in l'ho giro, va bene? sentito in giro, diciamo. Ecco, perfetto, non volevo avere assolutamente l'originalità di questa affermazione, anche perché in parte io la contesto. Cioè, nel senso, ti auguro davvero di valere Petacchi e secondo me la strada intrapresa è quella giusta. Però, quando si cerca di spostarsi dalla logica della potenza e dei watt, mi è sembrato di intravedere in te, rispetto al grandissimo Alessandro, una dote di coraggio, di temerarietà superiore. Cioè, nel senso, un corridore dotato quale tu sei, quale stai dimostrando, quindi un mix veloce, però uno che fa inseguimento vuol dire in grado di produrre acido lattico anche per qualche minuto, e quindi mi vengono in mente il Fiandre, la Gambe Belgen e perché no, anche la Parigi-Roubaix, serve però al di là dei watt anche la temerarietà. La temerarietà voglio dire il coraggio a stare a bordo strada, il coraggio a dare qualche spinta in più. Ecco, e io questo mi sembra di averla intravisto. Come pure ho intravisto, concedimelo Jonathan, anche degli errori un pochino grossolani che però un talento che ha bisogno, come un diamante pure, di essere un pochino tolto, scalfito proprio per togliere un pochino la crudezza, ecco, però tutto secondo me corrisponde a un potenziale percorso di crescita. Vorrei sapere cosa ne pensi di questa mia analisi, un pochino concedimi presuntuosa, non lo so. No, boh, intanto parto dagli errori, è vero. Parlando anche giusto dell'ultimo giro di Croazia che ho disputato, ne ho commessi molti. Più di qualche volta mi sono fatto prendere dall'ansia, mi sono fatto prendere dalle emozioni, è cosa che questa. E magari sai, perdendo un po' l'attimo, un po' fra virgolette il colpo d'occhio, e magari perdendo anche opportunità, energie, spendendo, sai, questo comunque penso che sia tutta un po' esperienza, siano anche esperienze che vanno, non dico che non vanno a mio discapito, ecco, sono tutte cose che mi fanno bene. Imparare adesso per un futuro, ecco, sì, insomma, tutte esperienze che vanno bene fatte adesso in età. Jonathan, è sacrosanto quello che sta dicendo. Io addirittura vado oltre nell'analisi. Di questo mi sono accorto poi in base anche ai recuperi che hai prodotto. Come dire, scegliere il tempo voleva dire avere meno da recuperare oppure essere già in posizione di vantaggio. Quindi hai perfettamente ragione. Però dico, il talento non si discute e sicuramente già dal prossimo anno io credo che il tuo team, Pelizzotti, per citare un tecnico che ti accomuna nelle origini, anche lui friulano,
penso si aspettino molto da te. Beh, sì, sai, il prossimo anno comunque voglio anch'io alzare un attimo l'asticella, puntare magari a qualche gara più importante, a qualche tappa più importante. Devo ammettere, come dicevi te all'inizio, per quanto riguarda anche le classiche, che punterò a fare delle buone esperienze, diciamo, ad aiutare molto molto di più di ciò che ho fatto gli anni scorsi, in questi ultimi 2 anni, la squadra, magari anche in una situazione più nel finale della gara, no? E quindi anche questo, torniamo, ci agganciamo al discorso di prima per quanto riguarda l'esperienza, certo, il colpo d'occhio, eccetera, però comunque sì, dobbiamo ancora decidere che tipo di calendario fare, però gli obiettivi un po' sono quelli, ecco, quello di alzare un attimo l'asticella, quello di spingerci un po' oltre, ecco. E allora, Jonathan, diciamolo subito, bene, quando si dice in Italia mancano i talenti, cioè se ci accorgiamo di averne uno, no, no, non perdiamolo d'occhio. Io mi immagino, credo, qui faccio le domande, faccio le risposte, che al prossimo ritiro prenatalizio poi saranno stabiliti i programmi del calendario, o già sai qualcosa? No, io so qualcosa, so che, allora, intanto dico un po' di date dei ritiri, cioè che dal 5 al 17 dicembre saremo in ritiro ad Altea, poi dal 7 al 20 gennaio sempre ad Altea, e Spagna, ecco. E poi rientrerò, farò un periodo, penso, in pista Montichiari, perché dal 8 al 12 di febbraio ci saranno i campionati europei, ecco, su Agrenken, per dire, è la pista in cui Ganna ha disputato il record dell'ora. E dopo quello, ecco, inizierà un po' la stagione su strada con l'UAE e poi via avanti. Però io, sì, più di qua non mi sbilancio, perché... No, non ti sbilanciare, ti faccio sbilanciare in un'altra battuta e poi chiudiamo. Vai. Allora, non ti sbilanciare, però mi sbilancio io, nel senso, corridore forte a cronometro, corridore forte in volata, nelle prime brevi gare a tappe della stagione, per quanto oggigiorno si tenda a metterci sempre comunque la salita, e comunque tu ti difendi, ecco, mi viene da pensare che potresti avere un occhio di interesse anche alla classifica generale, perché se c'è una breve cronometro, beh, insomma, inseguimento e cronome si addicono. Nelle volate, se ci sono gli abboni, insomma, se si fa le volate, gli abboni bisogna prenderli, per dire. Com'è? Potremmo cavarcela anche qua, diciamo, no? Esatto. Sì, no, sì, poi ovvio dipende un po' tutto, bisogna prendere un po' tutto sempre con le pinze, io preferisco prendere le cose così, diciamo, però sai, se guardiamo, ovvio, se una piccola corsa a tappe, con cronometro non molto lunghe, tappe vallonate in cui, ecco, cui di salite riesco a tenere molto bene, o comunque riesco comunque a passarle, ma con fatica, e magari a riuscire a prendere anche quegli abboni, ecco, ci si potrebbe fare un pensierino. Ovvio che poi ti arriva la tappa regina con tot chilometri di salita, e lì si salvi chi può, ecco. Sì. Bisogna essere realisti anche. Però Allora, in base a come sono, ci si potrebbe, ecco, pensare, sì. insomma, esuberante e un po' prudente e pratico, tipico del friulano. Io però ti posso annunciare una cosa, che per quanto riguarda noi di fuori corsa, che non ti nascondo, andiamo a simpatie, sarai un osservato speciale, per cui, insomma, le luci non ti mancheranno, le luci che ti punteremo addosso, nel bene o nel male, Va eh? bene, E noi ti ringraziamo per essere stato con noi e approfitto ancora, grazie a voi, tutte le veramente. volte che mi succede, per la sua disponibilità, di ringraziare la vostra addetta stampa Simona Ciao. Mazzoleni, che ha reso possibile
questo incontro. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo e buon Grazie lavoro. a voi, grazie, grazie.